so no, I don't want your number, no, I don't wanna give you mine, no, I don't wanna meet you nowhere, no, I don't want none of your time, no. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale cliccando al tastino che trovate proprio sotto i miei video e attivare la campanella in modo da essere aggiornati ogni volta che andrò a pubblicare un video sul mio canale. Ma come al solito vi ricordo, lo trovate anche sopra alla panoramica del mio canale. Cercherò di mettere ogni lunedì, mercoledì e venerdì un video nuovo, quindi bene o male sapete che in quei giorni ci sarà una nuova uscita, quindi mi raccomando seguitemi. E seguitemi anche su Instagram, perché lì sono molto attiva, pubblico continuamente storie, sulle stories faccio video e pubblico make up, quello che compro, insomma, e le collaborazioni, quindi avremo modo anche di interagire, conoscerci meglio, molto di più rispetto al canale, perché è una cosa più pam, più veloce, ecco. Quindi vi aspetto anche là, ho fatto anche un profilo personale se mi volete seguire, Michela.perfigli, mentre MichiMakeup79 è quello là appunto dove vi mostro il make up e tutto il resto. Allora, questa è una recensione per quanto riguarda una palette che ho acquistato ad agosto della Revolution, e questa qua è la Pro HD Amplified 35 palette, e questa è la Innovations. Faccio vedere anche il nome. Allora, ho deciso di fare la recensione di questa palette perché da quando l'ho comprata la utilizzo davvero tutti i giorni, perché la trovo davvero una palette che costa pochissimo, perché io l'ho presa da OVS pagata 15 euro, ma è una palette versatile che si può davvero utilizzare per ogni tipo di make up e per ogni stagione. Poi la cosa fantastica di questa palette è che gli ombretti, come vedete, sono tutti matte, appunto sono 35 ombretti, e quindi anche molto ricca, dei colori che per me sono perfetti davvero in tutte le stagioni, si possono realizzare qualsiasi tipo di make up, ma la cosa più spettacolare per me di questa palette appunto è che è matte, perché con le palette matte possiamo andare a fare una sorta di correzione al nostro occhio, nel senso che se noi abbiamo un piccolo difetto, una piccola discromia, se mettiamo qualcosa di shimmer, di luminoso, quello non fa altro che metterlo in evidenza, tipo i pori dilatati. Io tendo a non mettere in questa zona qui l'illuminante, perché sennò l'illuminante mi direbbe: te, beccate qua che c'ha Michela, si vede lo stesso, soprattutto d'estate, perché non mi trucco tantissimo, cerco di utilizzare fondi leggeri e tutto quanto, anche se penso che lo farò anche d'inverno, perché la mia pelle è cambiata da quando ho usato il bio, detesta tutto ciò che non è bio ormai, quindi infatti sto usando un fondo dell'Yves Rocher che è molto leggero, è buonissimo e quindi mi sta piacendo tantissimo, ma semmai ve ne parlerò più avanti anche di quello. E quindi questa, come vi dicevo, è perfetta per andare a correggere ogni genere di occhio, nel senso che abbiamo un occhio troppo piccolo, abbiamo un occhio troppo grande, e tutte le varie correzioni che si possono fare con il make up, con questa palette le puoi fare tranquillamente. Il make up che porto oggi l'ho realizzato interamente con lei, a parte nella parte della palpebra mobile e all'inizio dell'occhio, sempre Make Up Revolution, ho messo questo colore qua, che è bellissimo anche questo, di questa palette. Però per il resto ho utilizzato tutto il mio make up è assolutamente e interamente realizzato con questa palette. Una cosa che amo di questa palette è anche che ha il nero, perché per me una palette senza il nero perde, perché poi comunque il nero io cerco di metterlo sempre, e oggi ho fatto anche la riga, una sorta di riga di liner, non ho usato le liner, ho usato l'ombretto, e quindi questa è davvero una palette pazzesca, bellissima. Adesso vi faccio qualche swatch per farvela vedere. Questo è il bianco per esempio, ma la cosa buona è che hanno una buona pigmentazione, si sfumano facilmente, ma anche quando li sfumi riesci comunque a vedere i colori che hai messo, non diventa una macchia unica, e questo pure è una cosa che mi piace tantissimo. Sono un po' burrosi i colori, le polveri, è una polvere morbida, burrosa, e questo appunto gli dà la pigmentazione pazzesca che hanno.
Davvero favolosi. Poi adesso vi sto mettendo quelli chiari, eh. È davvero una palette che per me è da avere. È da avere perché appunto è perfetta. E ci sono tutti i colori di transizione, ci sono i colori scuri per andare appunto a correggere le piccole discromie dell'occhio e per realizzare anche un trucco abbastanza acceso, perché ci sono questi rosa, questi aranci che comunque gli donano anche un make-up quell'effetto un po' più colorato. Quindi questi sono quelli chiari, eh? Cioè, davvero bellissima. Adesso mi pulisco e vi faccio vedere qualche scuro. Quindi qua ho messo alcuni dei rosa, qua ho messo il nero e le altre gradazioni del marrone. Guardate questo colore quanto è particolare, è troppo bello. Questo è un arancio bellissimo, quindi ha anche dei toni caldi e quindi possiamo veramente con questa palette andare a giocare e realizzare qualsiasi tipo di make-up e comunque andare anche a correggere i nostri occhi, le nostre discromie per quanto riguarda gli occhi. È leggermente, fa un pochino di fallout, ma alla fine 15 euro è una palette che comunque low cost. Perché troviamo 15 euro tantissimi, 35 ombretti super pigmentati perché veramente sono pazzeschi. Cioè, io appoggio appena il dito, ecco qua. Hanno una buonissima durata perché io l'ho testata tutto il mese di agosto e tranquillamente dura tutto il giorno con una buona base sotto. Io sto usando come base sempre quella della NYX, questa qua, e si fanno tranquillamente. L'ho usato a pensare anche per il trucco sposa, si sì, sposa. Per il trucco di compleanno di mia nipote che ha fatto 18 anni e gli è durato tutto il giorno, abbiamo pianto e tutto quanto, quindi è durato alla grande. Poi agosto si sa e fa più caldo, quindi è perfetto per testare appunto gli ombretti. E quindi, come dicevo, fa un po' di fallout, ma ci sono tante altre palette costosissime che lo fanno, sti cavoli. Io tanto mi trucco prima l'occhio e poi vado a pulire il fallout e penso al viso, faccio così appunto per evitare di sporcare la base. E quindi è una palette veramente ottima perché costa poco, come vi dicevo, ci sono 35 ombretti, una vasta gamma di colori, quindi veramente versatile e perfetta per realizzare qualsiasi tipo di make-up. E per tutte le stagioni, perché troviamo appunto colori un po' più intensi e colori un po' più naturali appunto per l'inverno o per l'autunno, quindi è davvero una palette fantastica. Me ne sono innamorata, c'era anche quella là Shimmer, però io tendo a prendere di più le palette appunto matte, appunto per il motivo che vi ho detto all'inizio, che appunto con queste possiamo andare a fare una correzione nel nostro occhio. Quindi questa è davvero una palette fantastica. Ha un paio di 12 mesi, vabbè, però tanto si sa, gli ombretti durano anche un po' di più. Quindi è fantastica, veramente io ve la consiglio. Questa, come vi dicevo, la trovate o comunque sui vari siti che vendono Makeup Revolution, o se avete la fortuna di avere un OVS che ha anche la Revolution, io vi consiglio di provarla perché è davvero ottima. E niente, quindi questa era la mia recensione per quanto riguarda questa palette. Un mio giudizio personale perché l'ho potuta utilizzare in tutto il mese di agosto, testarla anche su trucchi un po' più importanti, e quindi posso garantirvi che è davvero una palette che costa pochissimo, ma che vale perché è davvero ottima. Niente, io come al solito spero che questo video vi sia stato utile e vi ricordo, se è stato così, di mettere un bel like e condividere il mio video per aiutare a crescere il mio canale. Io vi ringrazio, vi aspetto anche su Instagram, vi mando tanti baci. Tutti gli swatch e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao.